Ciao ragazzi, benvenuti a questo Vlogmas numero 4. Eh sì ragazzi, siamo già arrivati al quarto Vlogmas. E questo Vlogmas ha un titolo un pochino particolare. Ovvero, come avete anche di sicuro letto, 4 acquistini utilissimi all'IKEA. Perché era da circa una settimana e mezza che volevo andare all'IKEA, perché mi serviva assolutamente un portadocumenti e dovevo assolutamente sostituire le ceste nel Billy, perché da quando l'ho comprato, quindi parliamo di febbraio 2021, quindi quasi 10 mesi fa, di più, non si è mai chiuso, quindi devo cambiare assolutamente le ceste. E oggi mi sono deciso, sono andato e ho comprato queste cose che veramente veramente mi servivano, e poi mi servivano i documenti perché non i miei appunti di scuola e le slide che uso per studiare sono tutte messe in disordine, accatastate, impilate sopra il mobile, quindi mi servono assolutamente per i documenti. E bisogna andare a prendere queste cose, ovviamente mostrarvele, anche un po' per recensirvele. Ho preso un po' documenti serio perché quelli in cartone ovviamente sono brutti e poi si rompono subito. Quindi benvenuti in questo bellissimo Vlogmas, mini acquisti da IKEA utilissimi e necessari. Guardate la mia bellissima bustina. Io sono sempre contentissimo quando arrivo a casa con questa busta. Poi era anche tanto tempo che andavo all'IKEA. Questa volta ho fatto l'elenco, ragazzi, tanto tempo che vado all'IKEA. Partiamo subitissimo con le ceste per i Billy. Ho preso queste qua, proprio della misura perfetta del Billy, proprio della misura del Billy grande, della linea Drona, che avevo già anche preso per il Billy piccolo. Sono queste qua che costano 3,50€, quindi 7€ due pezzi, e sono veramente veramente fantastiche perché sono della misura del Billy. Scusatemi tanto ragazzi, torno subito. Ok, mi sono compiuta. Prima o poi mi farò fare il cartello do not enter. Comunque dicevo, sono queste qua, 3,50€ due pezzi, la linea Drona, e sono, le ho prese perché appunto volevo queste qua e sono proprio la misura del Billy, quindi so che almeno con queste qua il Billy si chiuderà finalmente, e quindi 7€ due pezzi, super super approvate. E poi nascondono l'albo che ci mettete dentro, così almeno quello che lo volete vedere lo nascondono tutto quanto, e poi si tirano fuori facilmente perché hanno una maniglia bellissima. Ve le straconsiglio se avete un Billy. Prendete queste qua perché sono veramente veramente ottime. Sono anche nere, ma io ho preso bianca perché appunto il mio Billy è bianco. Bellissime ragazzi, 7€ pezzi, ma super 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 utile. Finalmente dopo più di 10 mesi ho finalmente le ceste per i Billy della misura corretta, e finalmente il mio mobile porta a chiudersi con correttezza. Fantastico. Poi ragazzi, ho preso i porta documenti che vi mostro per ultimi, perché mi sono finiti i sacchetti per la mail a scuola. Bisogna prendere questi due tipi qua. Questi qua costavano 2,50€ con la città, bellissimi. Ce ne sono 850 dentro. La linea Istad, bellissimi, con, e sono fatti così con la città attorno. Sapete che io adoro l'architettura, perciò questi qua con la città non potevo lasciarli lì. Poi ce ne sono veramente tantissimi, quindi perfetti ragazzi. La consiglio se volete dei sacchetti per portarvi degli snack al lavoro, oppure in giro, oppure a scuola. Questi qua sono veramente bellissimi. Questi qua sono di misura media e sono fatti così, medi. E poi ho preso anche questi qua più piccolini, perché adesso tendo a portarmi degli snack a scuola, oppure dei mini muffin. Quindi ho preso questi qua di due misure che costavano 3,50€. E ci sono medi e piccoli, così almeno li utilizzate a misura. Grandi, medi e piccoli. Qua ce ne sono 8,50 dentro, e qua ce ne sono 34 pezzi per sacchetto, però è un numero buono, mi piace. Straconsigliate ragazzi, perché veramente mi servono dei sacchetti seri per portare la merenda a scuola, e non quelli di plastica classici. Quindi sono contentissimo perché adesso li ho trovati, fantastici, vi straconsiglio anche per gli snack al lavoro, per gli snack in giro, super 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 belli, perché costano anche poco. E hanno un bel design.
E adesso passiamo all'ultima cosa, ovvero i portadocumenti, per cui sono andato principalmente per questo. C'erano tantissimi tipi, ma io li volevo seri, li volevo in metallo, e ovviamente li ho presi. Costavano 8 euro due pezzi, quindi 4 euro l'uno, però sono sicuro che almeno resisteranno un bel po' di tempo, visto che sono in metallo. Anche perché quelli di cartone li ho già provati e sono veramente veramente brutti. Perciò ho preso questi qua, 4 euro al pezzo, quindi 8 euro per un pezzo di un set da 2, che hanno anche i peltri sotto. Sono della linea Drogeons e sono una novità di questo bellissimo color verde muschio, verde selvaggio, che io amo alla follia e sta benissimo nel mio Billy bianco. E sono fatti così, che la linea Drogeons. Due pezzi per 8 euro, quindi 4 euro l'uno. E qua ci metterò tutte le mie cartoline con i miei documenti scolastici e le mie slide per studiare, così me la sono tutte in ordine quando devo studiare un argomento o devo andare a cercare le slide di un argomento passato, solo devo andare a ripescarla, perché sono tutte impigliate dentro il Bill e non riesco a vederne neanche una. Quindi questo qua è un acquisto veramente 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 utile. Veramente un bisogno, una prima necessità per noi studenti, per universitari o anche per chi ha gli uffici. Vi consiglio questi qua in metallo perché sono molto più belli di quelli di cartone, durano anche molto più di quelli di cartone. E niente, bellissimi ragazzi, bellissimi, molto utili. Finalmente ho comprato una cosa che mi serviva veramente tantissimo. Avrò speso pure 8 euro, ma sono sicuro che almeno ho fatto un acquisto utile che durerà nel tempo. Bellissimi ragazzi, bellissimi, vi straconsiglio. C'erano anche bianchi, ma ne ho presi verdi perché tanto fa bello questo verde. Niente ragazzi, che dirvi? Questo nuovissimo Bloxmans finisce qui. Spero che i miei acquisti utilissimi stavolta veramente ragazzi. Stavolta sono contento perché sono riuscito a uscire dall'IKEA con acquisti che veramente volevo e sono andato appunto per questi e non ho comprato altro di inutile ragazzi. Stavo per farlo ma non ho comprato altro di inutile. Quindi tutte queste cose che ho preso sono cose che mi servono veramente, quindi sono bene per la necessità, lo specifico, lo sottolineo. Perché questa volta non ho comprato niente di inutile e sono contento, sto diventando grande. Comunque, al di là di questo, spero che i miei acquisti vi siano piaciuti. Fate sapere nei commenti qual è il vostro prezzo preferito, fate sapere anche nei commenti se siete studenti come me e usate anche voi portalo commenti e ne avete bisogno come ne ho io. Fate sapere nei commenti se usate anche voi le CS Drone per i Billy e se gli piaccio, io appunto le ho prese perché sono nella misura giusta e il mio bimbo non si è mai chiuso perché ho preso le licenze sbagliate. Spero nei commenti cosa pensate dei sacchetti Istad, se li usate anche voi per gli snack oppure per la merenda a scuola. E niente, per sapere tutto quanto nei commenti. E niente, se questo vlog vi è piaciuto mettete like. Presto arriveranno altri vlogs, ma se presto ci sarà un vlog shoppingoso natalizio, ve lo prometto ragazzi. E niente, che dirvi? Se vi è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo natalizio video. Bella raga!